Buongiorno a tutti ragazzi, eccomi in un nuovo video. In questo video vi spiego come si scarica e installa Sky Region Simulator. Lo dobbiamo scaricare questo link qua. E clicchiamo dal download torrent, è molto veloce. In mezz'oretta lo scaricherete. Fatto ciò, aprite la cartella di download. Ecco qua, e apriamo Demon Tools. Allora, questi qua ci sono, questi due file che ci serviranno. Dobbiamo prendere il file da 1 kilobyte in formato, vabbè, a me da VLC. Ok, dobbiamo prendere questo file da 1 kilobyte e trascinarlo qua. La periferica. Facciamo la prima cartella per visualizzare i file. Sì. E clicchiamo Sky Region Simulator Setup. Clicchiamo English perché c'è solo tedesco o inglese. Andiamo next, next. Vediamo la fine di questo processo qua. Lasciamo aperte queste finestre all'aria. Cioè, beh, io metto in pausa perché sennò. Allora, attendiamo che ci compaia questa finestra qua e andiamo next. I accept the agreement. Next. Custom. Next. Scegliamo la destinazione dove vogliamo installarlo, quindi ci vabbè. Next, vabbè, io l'ho già installato. Next, install. Attendiamo la fine dell'installazione. Ok, manca poco, manca poco. Ecco. Dovrebbe mancare qualche secondo alla fine dell'installazione vera e propria. E clicchiamo finish. Ecco, clicchiamo questo collegamento desktop e facciamo apri percorso file e posizioniamo qua la cartella. Ora ritorniamo alla nostra al nostro disco virtuale, diciamo, dove abbiamo cominciato l'installazione e andiamo su update. Dobbiamo avviare questo file qua, non perché vi migliora il gioco, ma perché è necessario per far partire il gioco. Andiamo a upset the agreement, install. Vediamo che qua ha cambiato qualcosa. Finish. Ora facciamo il testo qua e facciamo aggiorno. Andiamo indietro qua e anche qua. Andiamo su cartella Fight Club. Andiamo nella cartella Hang. Se avete installato in inglese il gioco e ovviamente anche su update dovete selezionare the se avete installato in tedesco, hang se l'avete installato in inglese, anche se suppongo che avete installato in inglese. Quindi prendiamo questi due file qua e li trasciniamo qua. No, scusate, ho sbagliato io. Applica i prossimi uno conflitti e copia sostituisci. Il gioco si avvierà da questo file qua, applicazione, questo qua. Quindi vi consiglio di creare un collegamento al desktop. Questo qua lo dovete buttare via. Vedete cos'è questo? Io il gioco lo toglierò perché non mi piace. Comunque, se per vari problemi, scrivetemi, ciao a tutti.